Domina l'antistante Piazza Maggiore ed è la sesta chiesa più grande d'Europa. L'architettura della Basilica di San Petronio è per il popolo e vive in stretto rapporto con la città. Benvenuti a Bologna in Piazza Maggiore. Alle mie spalle la Basilica di San Petronio, con la facciata nota per essere incompiuta, ma il monumento è un monumento importantissimo per la nostra città. E come una persona si riconosce da un nome e da un volto unici ed irripetibili, così la Basilica di San Petronio a Bologna ci risulterà più familiare al termine di questo viaggio dedicato al suo restauro. Ci troviamo in questa che è la chiesa più grande della città di Bologna, una chiesa costruita verso la fine del 300, la posa della prima pietra risale al 6 giugno del 1390. E quindi siamo nel tempo della costruzione delle grandi cattedrali in Italia e in Europa. Si colloca non solo geograficamente, ma anche idealmente fra i due grandi esempi del momento, il Duomo di Milano, che era da poco stato, pochi anni prima, iniziato, e il Duomo di Firenze. Però ha una caratterizzazione tipica questa basilica, che non è cattedrale. Il tempio viene costruito per volontà dell'autorità civile, che in questo modo manifestava la propria libertà, la rinnovata forza politica, in quello che è passato alla storia come il tempo dei liberi comuni. La volontà di costruire San Petronio nasce proprio dai bolognesi, dalla città. In realtà Bologna alla fine del 1300 già aveva una chiesa, la sua cattedrale, legata al potere dello Stato della Chiesa, ma mancava alla città, al popolo dunque, un legame, un tempio dove pregare e che fosse anche ritrovo delle loro emozioni e del loro legame con la città. La basilica civica, cioè la basilica voluta dal comune, non è la cattedrale, non è la sede vescovile, è la basilica che rappresenta negli intenti dei bolognesi di fine 300 una speranza di una nuova prosperità e di un periodo di pace e progresso. Il Tempio civico, voluto nel XIV secolo dal popolo e dal Senato bolognese, è l'espressione più evidente della cultura e della tradizione religiosa e civile della città, che dal nome dell'antico vescovo e patrono è detta appunto petroniana. E quindi la scelta di dedicare questo tempio non poteva che ricadere su Petronio, su San Petronio, il santo protettore della città, documentato già a partire dal V secolo d.C. Pare che durante il periodo di tumulto, di transizione a seguito della caduta dell'impero romano d'Occidente, la Bononia romana fosse stata abbandonata e oggetto di attacco appunto dalle invasioni barbariche. E Petronio ha difeso la città in questo periodo così difficile, il motivo per cui nell'iconografia noi lo troviamo sempre con in mano la città di Bologna, con le torri protette appunto dalla cinta muraria. Le ragioni dell'architettura sono da ricercare innanzitutto dentro l'architettura stessa. Le strade dell'arte gotica sono passate anche per Bologna, creando una costruzione originale, riconoscibile a uomini che vivevano in terre anche molto lontane e non sempre in pace fra loro.
È un gotico non di tipo internazionale, possiamo dire, ma prettamente bolognese, che si può bene apprezzare soprattutto negli spazi interni e nella cura estrema dei dettagli. Chiamato a progettare l'edificio fu l'architetto Antonio Di Vincenzo. L'architetto scelse la strada della grandiosità, della luminosità delicatamente diffusa, di linee semplici ed essenziali. Concetti che verranno ripresi da Brunelleschi per la grandiosa cupola del Duomo di Firenze e per gli interni delle basiliche di San Lorenzo e di Santo Spirito, che segneranno l'inizio del Rinascimento. E la sua idea è quella di costruire una facciata un po' diversa da come la vediamo oggi, dove conviveva la presenza della parte lapidea, cioè dei marmi, delle pietre, un materiale da costruzione poco presente in città, con il laterizio, l'elemento costruttivo più importante della città di Bologna. La facciata incompiuta di San Petronio misura 60 metri di larghezza ed è divisa in due fasce orizzontali. Quella superiore è costituita da mattoni, dal profilo sfaccettato, che avrebbero dovuto consentire l'ancoraggio del rivestimento decorativo. Antonio Di Vincenzo, l'architetto che progettò la Basilica, morì dopo pochi anni e rimasero così due problemi fondamentali per il completamento della Basilica, dato che i progetti e i disegni di Antonio Di Vincenzo furono presto perduti. Come completare la parte posteriore della Basilica, l'abside e il transetto, come completare la facciata. Proposte per il completamento della facciata arrivarono anche da Michelangelo, Baldassarre Peruzzi, Giulio Romano, Andrea Palladio e Domenico Tibaldi, ma nessuno dei loro progetti venne realizzato. Gli architetti del Cinquecento si misurano quindi in una prova difficile di far convivere le idee iniziali tardogotiche di Antonio Di Vincenzo con i nuovi ideali dell'architettura rinascimentale. La costruzione della Basilica dura a lungo, dura oltre 250 anni perché vicende economiche e politiche della città ne rallentano la costruzione. Perciò nel 1663 la fabbriceria della Basilica decise di chiudere i lavori dell'edificazione della Basilica nella situazione in cui questa si trovava. La decorazione della facciata, nella sua parte inferiore, in particolare dei portali, fu affidata a Jacopo della Quercia, che vi lavorò tra il 1425 e il 1438, quando morì. Anche egli lasciò la sua opera incompiuta. Jacopo della Quercia qui esegue una rappresentazione magica della Madonna col bambino e anche della scultura di San Petronio, che fu issata e posizionata molto dopo, siamo nel 1434,
ed ha tutto il temperamento, la forza e la robustezza del suo linguaggio. Riuscì a fare le due statue che sovrastano il portale centrale, la Madonna col Bambino e San Petronio, e 10 formelle che sono nell'architrave, nei pilastri del portale centrale. Formelle che presentano la storia della salvezza a partire dalla creazione di Adamo fino a Gesù. Abbiamo un artista, Jacopo Della Quercia, che si può conoscere solo attraverso la Basilica di San Petronio. Tutto il resto rappresenta un mondo molto più sbiadito. Qui c'è una fisicità e una grammatica artistica di prim'ordine. Queste sculture di Jacopo Della Quercia furono in particolare apprezzate e ammirate da Michelangelo, che sul finire del 400 venne a Bologna e trasse anche per la creazione di Adamo e per la creazione di Eva motivo tematico dei suoi affreschi nella Cappella Sistina. Accanto, attualmente, c'è un'altra scultura che non era stata prevista e che è quella appunto di Sant'Ambrogio, vescovo suffraganeo di Milano, il quale Sant'Ambrogio è opera invece di Domenico da Varignana. Siamo in un altro ambito, in un'altra cronologia, 1510. Quindi c'è un sovvertimento molto importante che è legato ovviamente alle vicende politiche e geografiche anche in questo momento della città di Bologna. Sant'Ambrogio, il vescovo di Milano, che ha un ruolo importante in questi primi secoli dopo Cristo così difficili e ricchi di trasformazioni. Un'opera d'arte si colloca sempre nella storia. Come prodotto unico e irripetibile del passato, come preziosa realtà da custodire nel presente e come dono da consegnare al futuro. 1663 è l'anno di conclusione della grande costruzione, non conclusa secondo il progetto originario, ma nella sua conformazione attuale. Invece che essere a forma di croce, è praticamente soltanto longitudinale e la facciata è soltanto compiuta nella parte inferiore. L'edificio della Basilica, agli occhi degli archeologi, dei restauratori e degli studiosi, si presenta come un ricco sovrapporsi di fasi costruttive, come un cantiere che attraverso i secoli è sempre stato in costante attività, arricchendo, modificando e curando i muri. Questo cuore palpitante, rappresentato dalla Basilica di San Petronio, è effettivamente un cantiere eterno. Quindi dalla seconda metà del Seicento ad oggi il tema principale di questo edificio è stato quello di abbellirlo, completarlo, mantenerlo e conservarlo. Deve essere preservato. E qual è il problema qui? Intanto c'è un'esposizione a nord-est, poi c'è un problema grosso di capovolgimenti climatologici che rendono molto precaria la sorte di queste straordinarie sculture per i giorni a venire. Far ritornare il grande edificio gotico al suo antico splendore non è solo una questione di conservazione del patrimonio culturale, è soprattutto un modo per far riavvicinare la comunità al significato originario che i capolavori d'arte trasmettono e comunicano. Si è deciso di dare inizio ad un lavoro complesso e difficile di restauro di tutta la facciata, un progetto di restauro che ha preso il nome Felsine Thesaurus dall'iscrizione con cui le reliquie di San Petronio sono indicate nella parte esterna della cappella a lui dedicata. Felsine Thesaurus è il tesoro di Bologna, e il tesoro di Bologna sono proprio le reliquie del suo santo patrono. Come, come, come. La, la.
Giorno per giorno, le operazioni di recupero degli affreschi, delle sculture e delle murature hanno coinvolto non solo professionisti, studiosi ed esperti, ma anche un'intera cittadinanza che si è resa partecipe e si è fatta carico dell'impresa, manifestando concretamente il proprio legame all'edificio sacro e alla storia. Gli interventi di consolidamento, ripristino e conservazione restituiscono uno spazio che torna a parlare alla comunità di cittadini che oggi ritrova e riabita il luogo della memoria storica e collettiva. Io sono la responsabile del settore analisi della società Leonardo, che per conto del Consorzio del Restauro, insieme a un'altra impresa sempre di Bologna che si chiama Laboratorio degli Angeli, ha seguito la parte di restauro di tutta la superficie che vedete, diciamo tutte le superfici piane. Sono 1500 metri quadrati di superfici senza considerare gli sviluppi. L'intervento è stato svolto col massimo rigore, il massimo zelo e tanto, tanto entusiasmo. Dall'opificio delle pietre dure, per quanto riguarda soprattutto i tre portali, quello centrale, il portale laterale sinistro e destro. Quindi abbiamo lavorato in collaborazione con l'opificio delle pietre dure e con la Soprintendenza di Bologna per la metodologia e per quindi applicare gli stessi sistemi che venivano definiti e sperimentati di volta in volta sulle parti, diciamo, più decorate. Factum Arte e la Fondazione Factum per tecnologie digitali nella conservazione applicano nuovi sistemi di riproduzione a opere e documenti, per esempio alle sculture di San Petronio ed anche alle pitture. Il nostro team di 5 o 6 persone ha riprodotto i lavori di Jacopo della Quercia e degli altri autori sui tre portali principali della Basilica. Abbiamo portato avanti, probabilmente, la più completa documentazione ad alta risoluzione delle condizioni delle sculture sulla facciata di San Petronio. Sono state messe in atto tutta una serie di campagne diagnostiche, di indagini e conoscitive sul monumento come documento materiale, sia sulla sua storia, quindi indagando degli archivi. Abbiamo fatto una ricerca di quelli che sono i documenti di archivio per capire come sono state costruite, quando i materiali e quindi le tecnologie che hanno utilizzato. Sulla facciata della chiesa stiamo usando vari sistemi di scannerizzazione a luci bianche o strutturate e sistemi di analisi fotografica per estrarre dati tridimensionali ad alta risoluzione. Lo scopo del progetto è di creare un archivio di dati che possano essere usati per monitorare le condizioni di queste sculture, perché dopo centinaia di anni la pietra della facciata ha infatti cominciato a deteriorarsi. Io dico che anche a medio termine c'è un grande pericolo se queste opere non saranno ricoverate all'interno. Noi rischiamo di perdere dei grandi capolavori. Una parte dell'approccio innovativo che si sta ora discutendo, visto che riusciamo ad ottenere la più fedele riproduzione ad alta risoluzione mai ottenuta su larga scala, è quello di chiederci se sia meglio proteggerle, portandole in un ambiente dove possano essere viste e studiate da vicino, oppure se sia meglio lasciarle sulla facciata, correndo però il rischio che il loro deterioramento ne comprometta l'eventuale restauro. Questo è il dibattito che abbiamo iniziato, in cui stiamo cercando di coinvolgere il pubblico per ottenere un consenso su quale sia il modo migliore per preservare e proteggere il nostro patrimonio artistico. Con tutta questa mole di dati e alla quale abbiamo aggiunto anche una nostra campagna diagnostica, giusto per fare un confronto e valutare quello che era lo stato di conservazione in questo momento delle opere, noi abbiamo fatto un progetto di intervento e siamo partiti con l'intervento di restauro. Secondo tutti quelli che possono essere i principi che oggi vengono adottati nell'intervento di restauro, quindi il minimo intervento, l'utilizzo di materiali poco aggressivi sull'opera, sull'operatore, sull'ambiente. Una metodologia di restauro sostenibile, cercando di non fare un intervento invasivo e limitando al massimo la pulitura
delle superfici. E sono stati sperimentati ad esempio puliture con i batteri, sistemi di pulitura con dei gel, con delle alghe, e tutte puliture che non danno emissioni nocive nell'ambiente. La presenza di gel rigidi che non erano mai stati usati nella pulitura delle superfici e le apide. A noi piace chiamarlo un sistema di pulitura perché è stata fatta in più fasi in maniera tale da avere un controllo molto puntuale di quello che veniva rimosso e di quello che potevamo trovare sulla superficie e che quindi doveva essere conservato. E infine, per come ultima fase della pulitura o di riequilibratura o di rifinitura, sono state anche adottate delle strumentazioni particolarmente raffinate come il laser. Questa è la mappatura che riguarda la rifinitura della pulitura laser, questa è la mappatura che riguarda le prime fasi di pulitura, perché sono stati fatti 4 sistemi di pulitura diversi, uno di seguito all'altro. Le vedete ormai tutte colorate perché praticamente la rifinitura ci manca solo in questa parte bassa, siamo nelle fasi finali del lavoro. Un intervento come questo, che è stato fatto in soli 2 anni, vorrei precisare anche l'ordine della grandezza dell'intervento e soprattutto i 24 mesi che sono, devo dire, un'impresa titanica. Con delle... Considerate che sono 1500 metri quadrati di superfici con comunque gli stessi materiali, quindi gli stessi problemi delle lunette delle parti decorate. Per avere continuità anche durante il periodo invernale abbiamo usato degli accorgimenti studiati ad hoc per questo edificio, perché ovviamente non potevamo interrompere le lavorazioni, e quindi ad esempio le puliture che abbiamo fatto con i sistemi laser sono continuate grazie a delle copertine termiche che abbiamo fatto realizzare dalle stesse aziende che producono le copertine per tenere calde le gomme delle MotoGP o della Formula 1, ce l'hanno fatte apposta per i nostri sistemi laser. Io penso che l'applicazione della tecnologia allo studio dell'arte avrà un profondo impatto rivoluzionario sul metodo di valutazione delle opere d'arte. Il principale sentimento presente nella comunità del capoluogo dell'Emilia-Romagna è quello della gratitudine verso tutti coloro che con intelligenza, capacità tecnica, impegno e generosità hanno contribuito a rendere possibile questa preziosa avventura. Nel panorama del nostro intervento hanno un ruolo molto significativo i giovani restauratori, i nostri ex allievi che sono affluiti in questo intervento in grande numero. È stato veramente un momento importante per me, per la mia crescita, e come ho già detto, un privilegio, perché non è così scontato per un restauratore, soprattutto per un restauratore, poter affrontare opere di una tale bellezza. Quello che spero emergerà dal lavoro fatto sulla chiesa è che saremo finalmente in grado di comparare i dati tridimensionali con le copie fatte nel XIX secolo. Avremo modo di capire perché il marmo si deteriora e si lavora e potremo chiederci qual è il modo migliore per preservarlo e proteggerlo. Noi siamo sempre molto emozionati quando ci approcciamo su queste sculture, perché ci rendiamo conto che siamo privilegiati, sia perché le possiamo godere, sia perché le possiamo capire e perché le possiamo toccare, che sono tutte cose che non è così normale poterlo fare. È stato proprio un onore poter lavorare in questo edificio, ma anche poter collaborare con professionalità così competenti, dalla direzione lavori al ministero, all'ufficio, quindi che ci ha diretto e ci ha guidato nelle scelte operative. Considerate che a San Petronio sono state sperimentate tecnologie, sistemi comunque all'avanguardia e innovativi. Non c'è nessun'altra branca degli studi che possa permettere questa vicinanza. Veramente in questo caso ci vediamo molto vicini, ma in maniera più aulica a un medico, a un chirurgo. Ogni restauro, soprattutto ogni restauro di opere che appartengono alla collettività, rappresenta insieme un momento di riscoperta della tradizione di un popolo
e un momento di festa per il recupero di pagine di storia e di bellezza autentica. Ogni anno calcoliamo che circa 1 milione di persone entrano in questo luogo e quindi riteniamo che debba recuperare questi valori, diventare da luogo di consumo culturale, come è giusto anche che sia, a luogo di diffusione dei valori, dei significati, delle conoscenze e delle identità dei bolognesi. E quindi qui c'è ricerca, formazione e operatività che obiettivamente io credo abbia dato dei grossi risultati.